Toccati da Dio vuole raccontarvi la storia di Carlo Acutis, che nasce a Londra il 3 maggio del 1991, dove i suoi genitori, Andrea e Antonia, si trovano in quel momento per motivi di lavoro. Nel settembre dello stesso anno la famiglia Acutis torna a Milano, dove cresce lì il piccolo Carlo. Da subito si rivela un bambino affettuoso che vuole molto bene i suoi genitori, trascorre del tempo con i nonni e con la sua famiglia, è aperto a tutti e a tutti rivolge saluto e parola. Frequenta le scuole elementari e medie presso le Suore Marcelline di Milano, poi passa al liceo classico Leone XIII, retto dai padri gesuiti. Ama il mare, i viaggi, le conversazioni, la famiglia. Fa amicizia con i domestici di casa. Il piccolo Carlo ha un temperamento solare, nessuno è mai escluso dal suo cuore. Nel corso della sua breve vita scopre una persona singolare, Gesù Cristo. E di lui, crescendo, si innamora perdutamente. Fin da piccolo, l'incontro con Gesù sconvolge la sua vita. Carlo trova in lui l'amico, il maestro, il salvatore, la ragione stessa della sua esistenza. Carlo Acutis aveva forte, dentro di sé, la sensazione della presenza di Dio. Sentiva Dio come un amico. Sentiva Gesù come una persona accanto a lui, che lo seguiva, lo aiutava, lo accompagnava in tutti i momenti della giornata. Questo suo aspetto del riconoscere nella quotidianità la presenza di Dio è fondamentale per capire come un ragazzino della sua età abbia potuto raggiungere le vette della santità. Cresce in un ambiente profondamente cristiano, in cui la fede è vissuta e testimoniata con le opere, ma è lui che sceglie liberamente di seguire Gesù con grande entusiasmo. Testimonia Gesù e il suo Vangelo che in molti hanno smarrito o dimenticato. Sa che per seguire Gesù occorrono una grande umiltà e un gran sacrificio. I suoi modelli sono i pastorelli di Fatima, Giacinta e Francesco Marto, San Domenico Savio e San Luigi Gonzaga e poi San Tarcisio Martire per l'Eucaristia. Si innamora della figura di Padre Pio da Pietrelcina, che è molto presente nella sua vita. Padre Pio da Pietrelcina è presente nella vita del piccolo Carlo. C'è una zia della mamma che spesso racconta a Carlo aneddoti e fatti legati alla vita di quel frate minore cappuccino che era vissuto anni prima a San Giovanni Rotondo. Padre Pio veramente è stato molto presente nella nostra vita. Io posso vantare di essere stata benedetta il giorno che sono nata, perché mia zia era figlia spirituale di Padre Pio e Padre Pio incontrò mia zia proprio quel giorno che ero nata e mia zia gli chiese una preghiera per me e Padre Pio disse la benedico e in effetti sta benedizione è arrivata, perché il fatto di aver avuto Carlo lo considero una benedizione. E Carlo è sempre stato molto attratto da Padre Pio, perché avendo appunto la zia che ci raccontava di Padre Pio, e poi neanche a farlo apposta, mio padre è originario di Salerno e eravamo amici tramite il fratello di mio papà, che è lo zio Lucio, di Consiglia De Martino, che è una delle miracolate di Padre Pio, con cui mi sento spesso. Che pure lei, insomma, lo vedo un po' un piccolo segno. E poi mi ricordo un episodio bello che, Carlo aveva la febbre altissima, cioè la febbre tipo a 39,5, e io ero andata a letto, non me ne ero accorta. E durante la notte mi sogno Padre Pio, mi dice: svegliati che tuo figlio sta male. E io sono andata lì, sono andata subito da Carlo, visto che in effetti aveva la febbre forte, no? E quindi Padre Pio ci ha dato sempre tanti segni, ecco. Soprattutto Carlo, questa devozione che aveva per Padre Pio era perché è questa devozione eucaristica di Padre Pio, no? Quando faceva la messa, che stava così in meditazione, come se stesse sul Calvario, ma veramente lui viveva il Calvario. Ecco, Carlo l'aveva tanto attratto, tanto colpito questo fatto, ecco. Carlo è attratto dalla messa del frate di San Giovanni Rotondo e da quel grande amore che egli aveva verso il Santissimo Sacramento. La vita di Carlo è interamente eucaristica. Non solo ama e adora profondamente il corpo e il sangue di Gesù, ma ne accoglie in sé l'aspetto oblativo e sacrificale. Carlo aveva una predilezione per l'Eucaristia
che chiamava la mia autostrada per il cielo, cioè il modo e il mezzo più rapido per giungere al cielo, e quindi l'Eucaristia diventava lo strumento necessario per raggiungere la santità e per raggiungere l'eternità nella beatitudine. Ma l'Eucaristia era anche per lui un modo per ringraziare Dio per tutti i suoi benefici. Lui diceva spesso che non è necessario compiere grandi cose, ma basta entrare in chiesa, basta entrare un attimo nelle nostre chiese che spesso sono deserte e troviamo lì Gesù presente nel tabernacolo. Ecco, Gesù è alla portata di tutti, è alla portata di chiunque voglia accoglierlo. È questo il messaggio grande che Carlo ci trasmette: la fiducia in Dio, la fiducia in Gesù. Gesù si è fatto uomo per stare in mezzo a noi, Gesù si è fatto uomo per accompagnarci in tutti i momenti della giornata. Partecipa alla messa e alla comunione, incredibile ma vero anche per un ragazzo d'oggi, tutti i giorni. Questa sua assidua e quotidiana abitudine di accostarsi all'Eucaristia vivifica e rinnova il suo ardore verso Gesù e fa di lui un suo intimo amico, come confermano i sacerdoti che lo hanno conosciuto da vicino e anche i suoi compagni. Dedica molto tempo alla preghiera silenziosa, di adorazione, davanti al tabernacolo, dove sembra rapito dall'amore. Sappiamo che fin da piccolo voleva fare il catechista e, nonostante la giovane età, gli fu concesso, il suo parroco gli concesse di insegnare il catechismo in anticipo rispetto all'età con cui si fa. E questo bisogno di essere apostolo, questo bisogno di trasmettere agli altri la fede, era in Carlo impellente, lo sentiva come un dovere e un bisogno. Non era qualcosa di imposto, qualcosa di passeggero, ma lo sentiva una necessità, perché voleva condividere la ricchezza della scoperta dell'amore di Dio con chiunque incontrasse sul suo cammino. La preghiera per Carlo è qualcosa di essenziale, incontenibile, da non poterne fare a meno, perché attraverso la preghiera agli angeli e a Maria lui riesce ad ottenere le conversioni e a cambiare i cuori. Tante persone si accostano ai sacramenti dopo aver parlato con Carlo. In un mondo chiuso alla grande verità della fede, Carlo scuote le coscienze e invita a guardare spesso all'aldilà, che non tramonta. In famiglia, nella scuola, in mezzo alla società, diventa testimone dell'eternità. Come Padre Pio, anche Carlo è devoto dell'Arcangelo Michele, perché vede in San Michele un argine contro il dilagare del male e contro il demonio. Ma a cuore era il fatto che Padre Pio avesse questa devozione per San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo, Carlo era devotissimo e spesso siamo andati lì al santuario del Monte Sant'Angelo, e mi ricordo che ci aveva portato un tassista che aveva conosciuto Padre Pio di San Giovanni Rotondo, e questo tassista ci raccontava che Padre Pio aveva, quando aveva dei casi disperati che lui non poteva fare niente, mandava le persone a San Giovanni, a Monte Sant'Angelo, appunto nella grotta dell'Arcangelo San Michele. Ecco, anche questo l'aveva tanto colpito, no? Questo legame con Padre Pio, con San Michele, San Francesco, che sono i santi di Carlo poi, ecco. Sappiamo che amava molto visitare i santuari mariani, sia in Italia che all'estero. Era devotissimo della Vergine di Pompei, della Madonna di Loreto, ma anche di Lourdes e Fatima, e con i genitori si era fatto accompagnare durante l'estate a fare dei tour, diciamo, mariani per i santuari. Non dimenticava anche di visitare, oltre il santuario di Padre Pio da Pietralcina, anche quello di San Michele Arcangelo sul Gargano, perché vedeva in San Michele Arcangelo un argine contro il dilagare del male e un argine contro il demonio. Ecco, sappiamo che per Carlo la preghiera era qualcosa di essenziale, era qualcosa di incontenibile e da non poterne fare a meno. E attraverso la preghiera agli angeli e a Maria, lui riusciva ad ottenere le conversioni e riusciva anche a cambiare i cuori. Quante persone si sono accostate ai sacramenti dopo aver parlato con Carlo quando era in vita, e quante grazie spirituali accadono ancora adesso per sua intercessione, senza parlare poi dei veri e propri miracoli di guarigione. Nel 2000 si fa accompagnare a San Giovanni Rotondo dai genitori. Il frate di Pietrelcina era stato beatificato da poco. Tutto sorridente si fa fotografare nella cripta di Santa Maria delle Grazie, proprio accanto alla tomba del cappuccino stigmatizzato.
poi in taxi verso Monte Sant'Angelo e poi ancora verso Pompei. Maria è l'altra colonna fondamentale su cui costruisce la sua vita. A lei consacra più volte tutta la sua vita, a lei ricorre nei momenti della necessità, certo che Maria Santissima nulla rifiuta. È impossibile parlare di Carlo senza considerare la sua forte devozione alla Madonna. È affascinato dalle sue apparizioni a Lourdes, a Fatima, e ne vive il messaggio di conversione, penitenza e preghiera. Quindi sicuramente, e poi soprattutto la Madonna, ecco, la Madonna che Padre Pio, la Madonna di Fatima soprattutto, che Padre Pio venerava, quella di Pompei, no? Mi ricordo che una volta eravamo stati a Pompei e venivamo proprio da San Giovanni Rotondo con questo tassista che ci portò, e mentre venivamo, eravamo proprio dentro Pompei, uno ha superato nella corsia sbagliata, ci è venuto addosso. Io poco prima avevo detto a Carlo: mettiti la cintura, mi raccomando, di sicurezza, perché... E quindi avevamo questo impatto, no, con questa macchina, però non ci siamo fatti niente. Poi abbiamo preso le testimonianze e tutto quanto per il tassista che si era un po' rovinato la macchina. E però poi Carlo, mi ricordo che andammo lì alla chiesa di Padre Pio e poi ci raccontarono che anche Padre Pio, che andò a Pompei, aveva avuto un sacco di problemi quando era andato al santuario di Pompei, di cui era devoto anche Padre Pio. Quindi tanti piccoli legami che ci uniscono, e certamente ce lo sentiamo molto vicino. Poi anche il fatto degli angeli custode di Padre Pio, perché Carlo era molto devoto del suo angelo custode, tra l'altro lui diceva che si chiamava Gabriele. E il fatto che Padre Pio avesse questo colloquio continuo con gli angeli custodi, anche questa devozione alle anime del purgatorio, anche Carlo aveva visto, cioè aveva avuto qualche cosa con le anime del purgatorio che chiedevano preghiere, no? Sull'esempio del frate minore cappuccino di Pietrelcina offre preghiere, penitenze, comunioni in loro suffragio. E quindi anche il fatto che Padre Pio, lui si è ispirato a Padre Pio, offriva le messe, ovviamente Carlo non era sacerdote, però offriva le messe lo stesso come fedele, e anche le preghiere, soprattutto quando eravamo a Assisi, gli piaceva spesso andare alla Porziuncola dove c'è l'indulgenza plenaria e applicarlo appunto a queste anime del purgatorio, anche quelle più dimenticate. La fede di Carlo è incrollabile, elemento principale di tutta la sua esistenza. Senza la fede non si può spiegare né la figura e né il messaggio di Carlo. Dentro di sé è forte la sensazione della presenza di Dio. Carlo sente Dio come un amico, sente Gesù come una persona che lo segue, lo aiuta, lo accompagna in tutti i momenti della sua giornata. È apprezzato, stimato dai suoi compagni di scuola, che lui aiuta sempre, anche se talvolta viene canzonato per la sua fede vivissima. Non teme le critiche e le derisioni, ma sa che sono ineluttabili per conquistare alla causa di Gesù compagni e amici. Sì, Carlo intende conquistare anime, e ci sono dei non cristiani, uomini di altre religioni, che per averlo conosciuto e parlato con lui hanno chiesto il battesimo nella Chiesa Cattolica. Poi non è casuale che Carlo stia lì proprio al santuario della Spoliazione, dove ci sono i cappuccini che sono i rettori, insomma, quindi questo secondo me è anche un segno, no? Un segno. Poi quando Carlo era in vita avevamo anche dei sacerdoti cappuccini, tra cui padre Giulio Savoldi, che era il vice postulatore di Fra Cecilio Cortinovis, di cui è aperta la causa di beatificazione, legato lì alla mensa dei poveri a Milano, in Viale Piave. Ecco, Carlo spesso andava a trovare questo padre Giulio, che è stato anche uno dei testimoni, e gli regalava i soldi, tutti i soldini, salvatanare, c'aveva una pazienza questo padre Giulio, perché contava tutti questi spiccioli, questi soldini, perché Carlo era piccolo, però aveva, ecco, una venerazione grande proprio, e gli piacevano i cappuccini con quelle loro barbe così. Suo ardente desiderio inoltre era quello di attrarre tante più persone a Gesù, facendosi annunciatore del Vangelo, anzitutto con l'esempio della vita. Carlo sentiva forte il bisogno di aiutare le persone a scoprire che Dio ci è vicino e che è bello stare con Lui per godere della sua amicizia e della sua grazia. Per comunicare questo bisogno spirituale si serviva di ogni mezzo, anche dei mezzi moderni della comunicazione sociale, che sapeva usare benissimo, in particolare la rete, internet, che considerava un dono di Dio, uno strumento importante per incontrare le persone e per diffondere i valori cristiani.
Per lui la rete non è solo un mezzo di evasione, ma uno spazio di dialogo, di conoscenza, di condivisione, di rispetto reciproco, da usare con responsabilità, senza diventare schiavi e rifiutando così il bullismo digitale. Nello sterminato mondo virtuale bisogna saper distinguere il bene dal male. All'inizio del mese di ottobre del 2006 è colpito da una gravissima forma di leucemia incurabile. Ricoverato in ospedale, non si spaventa e dice: offro tutte le mie sofferenze che dovrò patire al Signore, per il Papa, per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso. Si confessa molto sovente, ma ora è Gesù che lo accoglie nel suo abbraccio, riceve l'unzione degli infermi, sorride a tutti, ma con uno sguardo bellissimo, con un coraggio senza pari. Alle 6:45 del 12 ottobre 2006, Carlo Acutis, di appena 15 anni, contempla per sempre il Dio. Piccolo, grande, meraviglioso, intimo amico e apostolo di Gesù Cristo. La beatificazione di Carlo Acutis, figlio della terra lombarda e innamorato della terra di Francesco d'Assisi, è una buona notizia, un annuncio forte, che un ragazzo del nostro tempo, uno come tanti, è stato conquistato da Cristo ed è diventato un faro di luce per quanti vorranno conoscerlo e seguirne l'esempio. Egli ha testimoniato che la fede non ci allontana dalla vita, ma ci immerge più profondamente in essa, indicandoci la strada concreta per vivere la gioia del Vangelo.